Sono un po' disgustato dalla umanità che mi circonda. Mi sembra che gli uomini siano sempre più dei veicoli gesticolanti e vocianti, per cui tutti parlano a bocca aperta, parli anche lei, dica questo, dica quest'altro, ma lei cosa pensa, ma lei cosa deve dire? Io quello che ho da dire mi sforzo il più possibile per dirlo nelle canzoni dei Scicipi. E quello è chiaro e univoco. Tutto il resto. Oh, forse è necessario, io comincio a sentirne il peso e la stanchezza. Sono nato in una arcaica famiglia montanara, sono stato allevato cattolico e felice. Poi, con l'adolescenza, ho scoperto il mondo moderno e la vita. E avrei dovuto scegliere di comprarmi una casa a schiera, un appartamento, fare un mutuo e decidere che la vita era finita. E allora. Sono andato un po' in giro per l'Europa e mi sono ritrovato a Berlino. Berlino ho conosciuto una tarda notte in cui ero malato, febbricitante, in una discoteca impossibile, ho conosciuto Massimo Zamboni. Mi rendo conto che il primo meccanismo che ho io personalmente di reazione di fronte alla telecamera è di dire col cazzo che ti dico cosa pensa Massimo Zamboni. Il palco è un microcosmo ovviamente, vogliamo che sul palco si mescolino e coincidano tutti gli opposti in cui noi viviamo.